Allora, grazie di essere stati con noi per quest'ultima stonda di questa giornata. Allora, l'idea che gli è, l'idea è di parlare di letteratura corsa una volta di più, perché chi ha letteratura corsa ha bisogno di essere conosciuta, così non esiste mica, secondo me, secondo un pochi. E c'è bisogno di guardare ubare non ta ciò che lei, ma mica in generale, non ta ubare precise. E qui l'occasione era bella da gruppare, di riunire i quattro finalisti di un premio di elettori di AGTC, che gli hanno a fare, anche loro se no guardiamo me qualcosa, diceremo che va a cui sobedi. È un strumento fondamentale, posa non ha tre tappe. C'è una prima tappa che è di lettura generale in delle varie biblioteche di Corsica, dopo c'è un listino che è elaborato dai Scagni e che contiene ciò che è editato in lingua francese e in lingua corsa. Dopo c'è un primo voto che si fa, una prima selezione, non ha un listino generale, e dopo a poco si avvicina in varie tappe sino al voto finale. Sul voto finale si infatta chi, se mi sbaglio, interviene da qui a pochi giorni, una decina di giorni, o 16 di giugno a GTC. La tappa finale in due. I comitati di lettori di varie biblioteche, di vari centri di lettura, si riuniscono, due o tre che rappresentano i lettori di ogni luogo, e questi hanno avuto, non da un listino dei finalisti. Allora, qui ci interessa soprattutto, perché chi l'abbiamo deciso così, i libri scritti in lingua corsa. Non manca appena l'esclusione dell'altro, ci interessa tutto, ma c'è parso che era interessante di definire anche la letteratura corsa attraverso la lingua corsa, la produzione in lingua corsa. Ciò che io solo voglio dare la parola subito a Paolo Michele Filippi, che si è incaricato appena di fare la specchiata generale di ciò che dice l'opera, di l'opera di questi quattro finalisti. Vengo i quattro libri che sono finalisti, sono concernati da mano di Guido Firoloni. Allora, al di là di Avvisigada, penso che questa è qualcosa che ci vuole riflettere, perché chi a fondo sa lettura sbocca non da un editore. Ma ho paura di ripetermi di voi tanti anni che non lavoriamo. So già ormai da qui a poco 30 anni che non siamo presenti in del settore dell'edizione. Allora, la questione della lingua e della letteratura, perché per noi la risposta è abbastanza semplice. La questione di sapere a cosa la serve una letteratura e a cosa la serve una lingua. A me mi pare che di un discorso che abbiamo avuto insieme tanti anni fa in Livia, una sera, la significazione della presenza di una società di una lingua specifica. E abbiamo avuto tanto risposte a un mondo che non ci siamo fatti. E la mia convinzione mia è che non si può mica costruire una società se non c'è mica una creazione letteraria, se non c'è mica lo sviluppo e la pratica della sua lingua. Questa mi è parsa come qualcosa, a me personalmente, qualcosa di evidente. Non si può mica parlare di società corsa senza la presenza di questa creazione. Questi. Partendosi di suo costato, allora si può discorrere, non è affare questi, si può riflettere perché. Soprattutto in una società che è stata distrutta e come si può dire che tutte le orarie che sono state veramente distrutte, ci hanno lampato un prodotto
sapete, si brutti che se ne servono per i giardini, e penso che è ciò che è accaduto in de noi, ma fa un bugio mica arriva la storia, ciò che è certo che, è che si realizza così, ci ha chiamato a provare a ricostruire qualcosa. Allora, tanto nasce tutta la riflessione del posizionamento dell'editore di questa situazione così. Per me, e soprattutto all'inizio, e questo è da dire perché è una questione secondo me importantissima, perché altrimenti non si capisce nulla, per me è una posizione politica, e soprattutto una posizione politica. Di lì ho mantolato qual è lo scopo di un editore del suo settore così. Beh, è chiaro che si deve valutare tutte le difficoltà che sono in questa via, in questa strada, ma come si può partecipare a suo cantiere, diciamo, assai importante di a ricostituzione di sull'iame necessario a una società, e penso che la letteratura ha una piazza prima del suo lavoro così, secondo me, di un fondamento ricostruzione di una società che ha capito bastonata in capo di maniera abbastanza forte. Dunque, per me, il lavoro dell'edizione in lingua corsa si scrive nel suo settore gusti. Allora, ovviamente, gli anni ci sono stati parecchi affari importanti. La prima cosa, secondo me, di noi, di la presenza dell'università. Con tutto ciò che l'ha portato come significazione dal tuo punto di vista collettivo, e l'editore si situa sempre dal tuo punto di vista collettivo, eh? Quando lui è una discorsata, una riflessione non è la funzione di letteratura. E dunque l'istituzione come l'università ha chiamato ha chiamato un'andatura che più o meno ha avuto un posizionamento decisivo nel suo cammino così. E poi l'altra speranza dell'editore, ma questa è una speranza penuccia che l'editore non dice mica, ma che lui ben sai in modo preciso, di lì se noi siamo qui in qualità di gas editrice, forse è ma da aiento usuccio necessario per scrivere, ma partecipare allo sviluppo di questa pratica, e più c'è questa pratica, più si costruisce un progetto collettivo, come ho detto prima, che è veramente un progetto pulito. E è così che è la significazione, altrimenti penso che Galbiano non esisterebbe mica, di la significazione profonda della nostra presenza. E per questo di noi che abbiamo sempre cercato due cose, la prima di sulla collaborazione e sulla partecipazione, per questo non troviamo assai anche un centro culturale, perché siamo troppo buoni in questo paese, ma bisogna aiutarci. E penso che le cose non hanno mica significazione se non c'è mica una maniera di lavorare che sia una maniera veramente collettiva, che sia impiegare la parola orienta aiutiamoci, e non è la strada così che lo si costruisce una società. Ma questo è un discorso vale tanto per la lingua, tanto per la letteratura, che per la conoscenza. Si deve sapere che prima l'esistenza dell'università, di tutte le sue strutture, tutta la produzione che c'era in due settori della conoscenza, era una produzione che valeva poco e che era fatta da quelli che venivano d'altro, che a guardare su Boblu che così capiva mica troppo. Da che c'è stata l'università, e a lungo andare, piano piano, c'è stata la costruzione di suo lavoro, di tanta conoscenza di suo paese. Dunque, penso siamo passati in 30 anni, io più o meno, e cosa so 30 anni? Non so nulla dell'organizzazione e della strutturazione della comunità. Penso che siamo passati in 30 anni di uiodo, a qualcosa che comincia a essere. A essere organizzato. Allora c'è gente che dice ma non c'è nulla, c'è poco a fare, le cose si costruiscono poco a poco. Penso che c'è un'andatura che è veramente oggi radicata d'un popolo in una maniera generale, che se rivendicazioni sono portate di maniera forse a più strutturale.